La corsa per i piazzamenti Champions alle spalle di Juventus e Roma non ammette fermate. La Fiorentina vuole ripartire dopo la sconfitta non senza rimpianti contro le bianconere. Il Milan che si vuole invece consolidare dopo il successo su Pomigliano. Benvenuti dal Viola Park, benvenuti a Fiorentina-Milan da Andrea Di Staso, benvenuti alla sesta giornata della Serie A femminile. Bocchete in verticale a cercare il movimento da parte di Amerlund, ancora copre bene il campo il Milan che poi va a cercare Schreffenegger. Erroraccio da parte di Tortelli, Staskova, sta arrivando Loran, limite dell'area, c'era forse l'opzione preferita sarà il cross. Va Cernoia che invece va dritta in porta, l'aspettava lì Rachele Baldi, la intercetta. Qui ci ha provato la Fiorentina e va a battere questo corner per il colpo di testa di Lundin che si era liberata di una marcatura, non prende lo specchio di porta, ancora isolati in uno contro uno, di nuovo l'olandese da Grimshaw che non calcia subito, vuole andare da Staskova. Dumpig alza troppo con il destro, ma il Milan che ha creato almeno 3-4 situazioni, il maggior dinamismo del Milan. Alta traiettoria a rientrare, catena, pallone che arriva nella zona, che si appoggia su Loran, è rimasta a terra Dumpig, l'azione però prosegue, Loran cerca ancora una soluzione personale, un uno contro uno, qui con pochi sbocchi, e allora ecco che arriva l'interruzione precisissima da parte di Dumpig e di Loran. Erzen, semina proprio la francese che si è spostato nuovamente a sinistra in questo inizio di ripresa, pallone messo dentro, deviazione di Catena, era tutto buono, Michela Catena, occasione monumentale per le Viola, non la colpisce nemmeno in maniera per una Fiorentina che ora prova a prendere coraggio, altro pallone buttato dentro, Suebi si ferma, ancora Catena in diagonale e Giuliani che risponde mettendo in calcio d'angolo, momento per Catena, qui Suebi non si accorge dell'arrivo, ha alzato decisamente il baricentro la squadra di De La Fuente creando già due grandi pericoli, mentre Bocchete lascia sul posto Marinelli, tocco fuori Toniolo con il sinistro, Giuliani che deve respingere a mani aperte, non è finita, Catena uno contro uno ancora con Grimshaw, Catena se la porta sul sinistro, prova a prendere il fondo, la scozzese non la fa girare, poi altro traversone, alto riflesso di Giuliani e pallone che forse va a sbattere ancora sul palo di ripresa, queste con le occasioni create da Toniolo e la smanacciata a proteggere l'uscita l'attaccante svedese. Qui rivediamo invece Catena dentro e questa è l'ultima, 23 e fuori Amerlund per un attacco che viene ridisegnato per dare qualche riferimento in meno al Milan. Spizzata da parte di Catena, Mijatovic è rimasto a terra, Suebi, Milan che è sbilanciato e allora attenzione a Longo che prova a entrare di rigore, Longo rientra, ancora Longo tra i guantoni, attenzione al calcio di punizione per la Fiorentina, Grimshaw, Toniolo o Parisi, perdone, Parisi o molto più al centro, molto più dentro il gioco come tutta la Fiorentina che avrebbe sicuramente meritato un premio diverso. Erzen di forza passa su Sofia, prova a spingere a mille la slovena, si propone Longo, si propone anche Josdotter, dentro staccare ci sarebbe anche Mijatovic, ancora Erzen ha la forza per disegnare il cross, Mijatovic al 92esimo passa la Fiorentina con la girata sotto misura di Milica Mijatovic, un gol tutto di Erzen che si prende l'ultimo scampolo di campo rimasto a disposizione, Mijatovic tutta sola la gira così per firmare il suo secondo gol stagionale, ci mette la mano ma non può nulla Giuliani, il Milan capitola proprio in extremis, vuole Adami che va in contrasto, fa filtrare per Marinelli, ancora una volta non riesce ad andare via in uno contro uno e dopo 7 di recupero può fare festa Viola Park, può fare festa la Fiorentina che torna a vincere.